Oggi giocheremo a Geometry Dash. Perché gioco questo gioco qua? Il motivo è che io ci gioco molto sul iPad. Allora ho visto che su Steam si poteva prendere anche per il computer, allora l'ho preso sul computer. Non ci ho giocato così tanto, ho completato soltanto un livello e oggi completeremo soltanto questi due livelli qua più un altro. E sì, credo che possiamo iniziare. Allora, clicco il livello. Col tasto sinistro si salta. Io devo evitare questi ostacoli qua. Sono questo quadrettino con un puntino in mezzo, che sembra un mirino. E se completi i livelli si sbloccano colori, si sbloccano nuove forme. Però è difficile completarli, molto difficile. Allora, vediamo se ci riesco qua. Probabilmente non parlerò tanto, però sì, quando è il caso parlerò. Sentirete tanti click sul mouse, comunque. Ecco, i salti da 3 con 3 queste cose appuntito che ti uccidono sono davvero più difficili. Infatti qua è per me più difficile questo livello perché ce ne sono due volte di fare questi salti qua poi alla fine. E adesso abbiamo vinto. Bene. Allora, sì, 0 stelle, potevo prenderle perché tranne la terza che non l'ho mai presa perché è complicato. Poi adesso iniziamo con Back on Track. Allora, prima era Stereo Madness, adesso Back on Track. Ok. Poi ci sono già le pedane perché pian piano aggiungono sempre qualcosina in più. Ogni livello. Ecco, adesso c'è la parte con il razzo. Posso prendere questo coin. L'ho preso un coin. Era il secondo coin, sì. Ecco, quello è più facile da prendere. Però hanno detto che finisca il livello perché per prendere i coins, per guadagnarli, bisogna prenderlo e poi vincere il livello, portarselo quindi a casa. Quindi a caso subito due volte provo prima quello, poi questo e vinco tutti e due. Beh, bene, bene. Allora vediamo qua info per questo livello. Total attempts. Allora, le prove che abbiamo usato. Tutte le volte in cui abbiamo giocato questo livello, solo una, cioè questa parte qua. 92 salti e abbiamo completato. Bene, 100% per practice, per allenarsi. Faccio vedere un practice qua. Allora, faccio così. Practice mode. Ecco. Mi metterei checkpoint. Non so come ho fatto a morire. Comunque, e poi con X tolgo i checkpoint e con Z li metto. Posso metterne tanti così. Così continua a morire. Quindi X lo toglie e sono di nuovo qua. Allora, sì, anche la canzone è carina. Ok, allora, torniamo qua, possiamo anche giocare a uno di questi livelli qua. Cerco il mio livello che ho fatto sul iPad. Ed era Auto Lightning 2. Allora, search, dovremmo trovarlo qua, questo qua, Super 7, ho anche già provato.
Sì, questo livello non è il massimo, però l'ho creato io. Sì, vi lascio il livello. Ecco, qua è una parte un po' morta. No, questa qua è la versione non ancora con l'aggiornamento, perché ho fatto un aggiornamento, però non fa niente. Allora, non so. Ecco, qua è nero perché ho sbagliato. Ecco qua. Bene, allora torniamo qua e vediamo se c'è un modo per rimetterlo al level up to date. Ok, cosa devo fare? Dai, aggiornalo. Aggiornato. Allora, ho usato questa canzone qua, Theory of Everything 2. Vediamo se c'è. No, non l'ho fatto io, quindi non importa. Perché non va? Su, dai. Dovrebbe esserci un modo per cliccarlo. Ah, non ci riesco. No, non ha fatto nessun cambiamento. Quindi sì, torno indietro. Ok. Peccato, non so perché. Perché l'ho davvero aggiornato. Up to date. Anche adesso ho provato di aggiornarlo, ma c'era già che l'ho aggiornato. Allora, questo qua è cose che non c'entrano. Original 100. Allora, questo faccio X1. Come faccio a cancellare questo livello? Non posso. Allora, sì, questi qua sono i livelli. Si possono cercare anche qua le mappe. Scores. Cos'è? Oh, anche io voglio avere queste skin qua. Però qua ci sono le skin cliccando in questo robo qua. Questo qua. E si possono scegliere. Adesso questo qua l'abbiamo vinto in Back on Track. E vediamo. Io ci ho il 2J, il colore bianco. Però devo completare dei livelli, completare delle cose. Quindi possiamo farlo così e così. Se questo è un po' bianco, questo qua. No, questo qua. Quindi sì, per questo video è tutto. Porto un like.